Viaggio nel cuore della vita, qui e altrove. Space, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. 25 maggio 2012, la prima astronave commerciale sta per agganciarsi all'ISS. Una compagnia privata realizza qualcosa fino ad allora esclusiva delle agenzie nazionali, il trasporto di un carico in orbita. Affidabilità è stato fino ad ora il nostro principale obiettivo. Il secondo è capire le innovazioni tecnologiche, i progressi che effettivamente riducono il costo del trasporto nello spazio, e ne abbiamo molti. La vera svolta necessaria è arrivare al riutilizzo, proprio come negli aerei. Huge breakthrough that's needed is rapid and complete reusability. Mentre l'equipaggio dell'ISS, tra cui l'ingegnere di volo dell'ESA Andre Kippers, scaricava la capsula Dragon, la domanda rimaneva aperta. Può la californiana SpaceX fare profitto con la strategia di recupero e riutilizzo delle navicelle e dei razzi vettori? Per ora SpaceX ha ricevuto metà fondi dalla NASA, che spende centinaia di milioni di dollari per stimolare lo sviluppo del trasporto commerciale orbitale. Entro il 2017 le aziende private si assumeranno la responsabilità di portare gli astronauti della NASA all'ISS, e questo non è certo semplice. Per decenni la NASA ha fatto affidamento alle compagnie private per costruire alcuni veicoli e altre componenti su misura per il suo programma spaziale. Il nuovo piano della Casa Bianca è quello di esternalizzare completamente le missioni orbitali più semplici al settore privato. La NASA si concentrerà sulla ricerca per il progresso nel campo dell'esplorazione spaziale, lasciando ai gruppi privati liberi di progettare e operare i propri veicoli spaziali. Comprando il servizio di trasporto spaziale piuttosto che i veicoli stessi, possiamo continuare a garantire che siano rispettati soddisfacenti standard di sicurezza. Ma ci sarà anche l'incentivo all'innovazione, dato che le aziende saranno in competizione per progettare, costruire e lanciare nuovi veicoli in grado di trasportare persone e materiali fuori dalla nostra atmosfera. In Europa ci sono molte partnership tra pubblico e privato limitate alle telecomunicazioni satellitari, ma il ruolo delle aziende private è destinato a crescere di pari passo con la crescita del settore. È normale che all'inizio questo ambito di attività fosse nuovo e richiedesse il supporto significativo del governo, ma a un certo punto diventa sufficientemente forte da poter dipendere da aziende che cercano opportunità e modelli, e non solo da fondi istituzionali. Le compagnie private americane beneficiano dell'eredità scientifica della NASA, prendendo alcuni progetti abbandonati, come quello degli habitat dello spazio gonfiabili, sviluppato dalla NASA finché il Congresso ha cancellato nel 2000 il programma Transhab. La Bigelow usa lo stesso principio per la sua stazione spaziale commerciale. La NASA ha solo concepito l'idea di habitat spaziali usa e getta. Questo è un problema che in tutta franchezza è molto diffuso nell'agenzia, l'ingegneria PowerPoint. Hanno un'idea, poi arriva il Congresso e la blocca prima che possa essere messa a frutto. Quindi sì, la NASA ha avuto l'idea, ma ha lasciato a noi l'onere di implementarla, compresi tutti i dettagli ingegneristici. La compagnia ha lanciato due prototipi per dimostrare come moduli gonfiabili offrono spazio abitabile mentre proteggono l'equipaggio da radiazioni e detriti. Bigelow ha l'intenzione di cooperare con la SpaceX e altri vettori per inviare dei clienti privati su habitat orbitali a una frazione del costo di affitto dell'ISS, un obiettivo semplificato dall'attuale mancanza di regolamentazioni in grado di restringere le attività orbitali. Ora come ora è molto facile. Tecnicamente nel governo federale non esiste alcuna authority orbitale. Esiste l'ala spaziale commerciale dell'amministrazione federale dell'aviazione che regola cosa viene lanciato e cosa viene recuperato, ma attualmente non esiste alcun regime di regolamentazione sulle orbite. Tutte le operazioni spaziali sono gestite da una serie di regole basate sulle convenzioni ONU del 60 e del 70. La legge sullo spazio prevede in particolare la responsabilità
responsabilità del paese dal quale avviene il lancio per eventuali danni causati dall'oggetto spaziale, privato o meno. Credo che il coinvolgimento del settore privato possa essere considerato in due modi. In primo luogo, come subappaltatori delle agenzie spaziali, che quel che vediamo oggi con la ISS, come una compagnia privata che porta fino alla stazione il proprio razzo con un carico. In questo caso le agenzie spaziali mantengono un certo controllo delle attività. Ora però che aziende e individui hanno i mezzi per raggiungere lo spazio con i loro vettori riservati, nei prossimi 10-15 anni saranno in grado di sviluppare i loro scenari per l'esplorazione spaziale. Questa è un'attività che sarà ancora regolata dallo Stato, perché in ultima analisi lo Stato è il responsabile e risponde di eventuali danni, ma spetterà ai privati decidere che genere di scenario, che genere di operazioni vogliono condurre nello spazio. Nel Colorado sta tornando alla ribalta un altro progetto abbandonato. Era stato progettato dalla NASA come scialuppa di salvataggio per un ritorno di emergenza dalla stazione spaziale. Ora sono in corso test aerodinamici sul Dream Chaser per farlo diventare un taxi spaziale, un veicolo riutilizzabile per portare gente da e verso l'orbita bassa. Questa configurazione, questa forma aerodinamica, è l'eredità di un progetto russo chiamato Bohr 4. Fu visto e analizzato dal centro di ricerca della NASA Langley. Fu giudicato un veicolo dalle caratteristiche interessanti. È molto stabile, intrinsecamente stabile, da non necessitare nel rientro dell'atmosfera di sistemi di controllo complessi per farlo volare correttamente. Vi hanno dedicato migliaia di ore di lavoro. Quando la nostra azienda decise di scegliere un veicolo e utilizzarlo, pensammo che non sarebbe stato furbo iniziare da zero. Usiamo qualcosa in cui la NASA ha già investito sforzi e ricerche. Siamo andati da loro e abbiamo chiesto delle informazioni, i risultati dei test e ce li hanno forniti, dato che loro dovrebbero, come agenzia governativa, consentire all'industria privata di sfruttare il valore del denaro che il governo ha investito e avvantaggiarsene. Con il primo volo previsto nel 2014, il Dream Chaser sarà lanciato verticalmente e rientrerà in volo planato. Come lo Space Shuttle, ma più sicuro grazie al sistema di decollo, al carburante non tossico e un sistema di sicurezza al lancio per l'equipaggio. Rispetto a questo programma, vediamo che dobbiamo essere capaci di lavorare sullo sviluppo di un sistema di trasporto per l'orbita bassa, che sarà eseguito dalle compagnie private come noi, con molto aiuto e assistenza della NASA, che poi dovrebbe concentrarsi su missioni più impegnative e difficili, come andare su un asteroide o tornare dalla Luna, o forse un giorno su Marte. Con ricercatori comprensivi ed esperti, il Dream Chaser ha ricevuto 100 milioni di dollari di finanziamento pubblico stanziato dalla NASA per stimolare il trasporto commerciale nello spazio. Finora le agenzie spaziali hanno, per così dire, tenuto per mano le compagnie dicendo loro esattamente cosa volevano ottenere e in che modo. Ora ci stiamo muovendo verso un modello in alcuni settori in cui possiamo definire un certo target, un obiettivo, e poi lasciare che una compagnia, un'industria lavori per questo obiettivo. Il futuro del turismo spaziale, un altro settore promettente per l'ambito spaziale privato, prende forma nel deserto del Nuovo Messico, dove il primo spazioporto privato concepito appositamente per questo scopo è pronto a fornire i servizi necessari per dei voli suborbitali. Secondo i principi di sostenibilità ambientale, lo spazioporto America prende in prestito dallo spazio aereo riservato alla base militare missilistica adiacente. Questo è un terminal e un hangar, tutto in un impianto. I due hangar sono su entrambi i lati e possono ospitare due vettori chiamati White Knight 2. The
Il modello economico è molto interessante perché fino ad ora per costruire uno spazio porto è stato usato denaro pubblico proveniente dalle tasse. Dal 2014 dobbiamo essere totalmente autosufficienti. L'unico modo è diversificare il nostro modello di business. Ricaveremo dei profitti in parte grazie ai lanci, ma in parte grazie al turismo e ai visitatori che verranno a Spaceport America. La Virgin Galactic ha scelto lo spazioporto come base operativa e velivoli costruiti in fibra di carbonio e materiali compositi porteranno i turisti a una quota di 100 km, il limite ufficiale dell'atmosfera. Pochi minuti di indimenticabili panorami a gravità zero avranno il relativamente modesto costo di $200,000. Centinaia di clienti sono in lista d'attesa, il primo volo è previsto che parta fra meno di 2 anni. Sapevamo che c'erano molte persone nel mondo che sognavano di volare nello spazio, che pensavano che sarebbero state in grado di poter volare nello spazio. Ma 40 o 50 anni dopo il primo lancio, eravamo ancora nella situazione in cui questa opportunità era riservata a pochi funzionari del governo. Si trattava di un business tipico di Richard Branson, penso, di vedere dove vi fosse una domanda che era rimasta insoddisfatta e vedere se si poteva fare qualcosa. The Navy is... La navicella turistica inizierà il suo percorso attaccata all'aereo madre prima di separarsi e continuare il volo usando il proprio motore a razzo. In seguito ogni volo suborbitale potrà diventare un mezzo comune di trasporto globale. Alla fine vi saranno molti altri spazioporti perché vorremmo un viaggio spaziale da punto a punto, come accade oggi per l'industria aeronautica. Se da una parte aumentano i viaggi commerciali nello spazio, dall'altra restano da superare molte sfide prima che le compagnie private possano fare profitto offrendo trasporto e sistemazione nello spazio affidabile e conveniente.